collaborazione con Schirama Dolomiti Adamello Brenta, Ponte di Legno Tonale, Val di Fiemme, Madonna di Campiglio, Pinzolo e Valendena. Cari amici telespettatori, benvenuti da Floriano Moboni al consueto appuntamento settimanale con Sportodor.tv. Sportodor.tv è la multipiattaforma TV e web tutta dedicata allo sport e al turismo. Siamo in onda tutto l'anno con vari format televisivi estivi e invernali che parlano di mare, di montagna, sulle migliori TV private italiane, diverse TV nazionali e alcune TV internazionali. Potete vedere questa puntata e tutte le nostre produzioni televisive anche sul sito Sportodor.tv, ora anche con i vostri digital device, telefonino e perso al computer, ora anche sull'applicazione Sportodor.tv, sulle smart TV di ultima generazione e su tutti i più importanti social media, Dailymotion, YouTube e Facebook. In questa puntata parliamo della Caspolada, la corsa con le caspole al chiaro di luna qui dalla bellissima Vezza d'Oglio, 20ª edizione, 3.400 iscritti, grande novità di quest'anno che manca la neve, ma sono sempre presenti ben 3.400 persone che non vogliono mancare questo importante evento che è diventato per questa 20ª edizione una camminata fra le bellezze di Vezza d'Oglio, un comune che è proprio in alta Val Cavonica, dopo Edolo, prima di Temù, prima di Ponte di Legno, all'inizio del comprensorio sciistico Ponte di Legno Tonale, questo comprensorio sciistico di 100 km di piste che parte qui da Vezza d'Oglio, Temù, Ponte di Legno, sale al passo del Tonale che c'è presina e arriva sino a Vermiglio in alta Val di Sole. La Caspolada, 20ª edizione, prima edizione nel 2000 da un'idea di Sandro Occhi, che è scomparso, chi sarebbe fiero di vedere questo evento che nel 2 anni fa ha fatto 4.200 iscritti in occasione del campionato mondiale di corsa con le racchette da neve. Quest'anno camminata, tanta gente, tanto pubblico, tanta festa, ristori, si diverte. Ne parliamo con il sindaco di Vezza d'Oglio, Diego Occhi, ai nostri microfoni. Diego Occhi è il sindaco di Vezza d'Oglio, è una delle anime di questa manifestazione, quest'anno 20 anni di vita, sembra il primo anno, 3.400 persone anche senza neve, un successo al di là delle aspettative. Sì, anche quest'anno abbiamo confermato un grande successo, grandi numeri, tanta gente, tutti felici, tutti pronti a fare una bella serata, una bella divertita. La neve e le condizioni del tempo quest'anno non ci hanno voluto assistere e allora abbiamo preso questa decisione, la facciamo senza neve, camminata in notturna e accontentiamoci della bella serata e della bella festa. 3.400 iscritti, il record 4.200 in occasione dei mondiali 2 anni fa, numeri importanti per una piccola località come Vezza d'Oglio che veramente a febbraio in occasione della Caspolada veramente è al centro della Val Camonica, al centro degli eventi bresciani e lombardi e potremmo anche dire da tutta Italia, perché dei 3.400 iscritti arrivano veramente da tutta Italia. Sì, indubbiamente ormai sono 20 anni che organizziamo questa manifestazione e nell'arco di questi 20 anni abbiamo portato più di 60.000 persone a Vezza. Questo è indubbiamente il grandissimo risultato che abbiamo raggiunto in termini di promozione e di pubblicità. Siamo riusciti tramite questa manifestazione a fare conoscere il nostro paese veramente a tantissime persone, un po' da tutta Italia, che è sicuramente l'obiettivo che ci si era prefissati tanti anni fa. Vezza d'Oglio, dopo Edolo, prima di Ponte di Legno, è veramente una posizione storica sull'Oglio, che è un affluente del Po, ma soprattutto a destra c'è il Parco dell'Adamello, parco naturale, a sinistra c'è il Parco dello Stelvio, il più antico d'Italia, istituito lontano 1935. Grazie ai due parchi, qui possiamo dirlo che è un paradiso dell'outdoor, è un paradiso delle vacanze alternative, dello sci, grazie al consorzio Ponte di Legno e Tonale, oltre 100 km di piste. Ma Vezza d'Oglio, estate, inverno, è sempre una grande meta per le vacanze e per stare bene. Sì, indubbiamente per quanto riguarda la stagione invernale, indubbiamente Vezza, essendo molto vicina a Ponte di Legno, ha appunto la possibilità di garantire ai turisti questa vicinanza. Ci sono i bus navetta gratuiti e quindi tutti gli sciatori possono venire a Vezza
e considerare di sciare con gli sci ai piedi, perché con i bus navetta in un attimo sono sulle piste. Mentre per quanto riguarda la stagione estiva, i nostri parchi, la Val Grande con il Parco Nazionale dello Stelvio, con il grande spettacolo offerto dai cervi in tutta la sua stagione, soprattutto nel periodo dei cervi in amore in settembre-ottobre, che sono veramente un'attrattiva particolare, e dall'altro lato la Val Paghera con l'Aviolo, col Parco Naturale dell'Adamello, sono due forti richiami che possono garantire al turista una vacanza perfetta. Una vacanza che voi siete molto bravi nel fare e nell'organizzare al meglio, come questa Caspolada. Poca neve, ma concerto venerdì sera, concerto prima della partenza, sempre rifornimenti lungo la pista, sempre 10 km di camminata all'interno di questo paradiso, nel Parco dell'Amello e del Parco dello Stelvio. Una grande organizzazione. Sì, indubbiamente abbiamo aggiunto tanti divertimenti, tante cose alla camminata. Ieri sera c'è stato un grandissimo concerto con un DJ molto famoso, DJ Matrix, e stasera e durante tutta la giornata di oggi anche stasera ci saranno musica in piazza lungo i ristori, lungo tutta la giornata, quindi grande festa per tutti. E soprattutto partner della vostra manifestazione, oltre al comune e alla Proloco di Vezza d'Oglio, è questo consorzio sciistico Ponti di Legno Ottonale, che è una grande risorsa per i mesi invernali per chi ama lo sci. Si parte da Temù in Alta Val Camonica, Vezza d'Oglio, Ponti di Legno, Passo del Tonale, Ghiacciaio Presena, si arriva a Vermiglio, una schiaria, possiamo dire, dove è nato lo sci. Sì, beh, indubbiamente, poi noi facciamo parte appunto di questo consorzio che ci permette di promuovere al meglio il nostro territorio. Bellissime le parole di Diego Occhi, sindaco di Vezza d'Oglio, ma il successo della Caspolada è di tutta la Val Camonica. Ne parliamo con Mauro Testini, che è il presidente dell'Unione dei Comuni della Val Camonica. Mauro, una festa della Val Camonica, l'abbiamo detto, un successo di Vezza d'Oglio, ma grazie alla Patris e al lavoro di tutta l'Alta Val Camonica e dei comuni di questo bellissimo territorio. Sì, sicuramente una manifestazione del genere che compie quest'anno 20 anni, come peraltro l'Unione dei Comuni, poteva e può essere organizzata solo se tutto il territorio, i 6 comuni dell'Alta Valle partecipano. Ci sono quasi 400 volontari, un sistema di sicurezza che abbiamo verificato negli anni scorsi è quasi a prova di bomba, e immagino che anche toccando tutti i ferri possibili anche in questa occasione sarà così, insomma. Un'occasione unica, perché normalmente c'era tanta neve questo periodo, quest'anno senza neve, c'è neve in alta quota e questo fa bene alla vostra economia, ma in bassa quota non c'è neve, ma 3.400 iscritti nonostante tutto ci sono, non è record di 2 anni fa in occasione mondiale con 4.200, ma senza neve 3.400 iscritti da tutta Italia, da Brescia, da Milano, dalla Lombardia, da tutta la Pianura Padana, da Catania, dalla Sicilia e dalla Sardegna. È un grande risultato, una bella promozione per Vezza d'Oglio, ma per tutta l'Alta Val Camonica. Beh, questo vuol dire che comunque il cliché della manifestazione funziona, che il modello va bene, che il territorio si sta spendendo come meglio non potrebbe. È chiaro, se fosse stata la neve, ma ce l'abbiamo provate tutte. Quest'anno è l'anno senza neve e speriamo comunque di avere un successo lo stesso. Senza neve, ma con il tempo bello, quindi c'è la luna che qui al cospetto dello Stelvio dell'Adamello è nel suo massimo splendore, non c'è i PM10 della Pianura Padana, qui la luna veramente si vede, si può godere e si respira aria buona e non ci sono virus. Ma il circuito è comunque uno spettacolo al di là della presenza del manto bianco o no. L'organizzazione ci ha messo del suo, sarà sicuramente un successo come si suol dire, ma perché l'ambiente è comunque spettacolare. Partenza della Caspolada nel centro di Vezza d'Oglio, la piazza 4 luglio, il ricordo del 4 luglio 1866 della guerra fra i garibaldini e gli austriaci.
posizionati su Al Passo del Tonale, che era Austria dominata dagli Asburgo. Dalla partenza sì, c'è un percorso di 8 km, si sale verso Temu, Stadolina, ci sono tre ristori e poi l'arrivo al centro sportivo di Vezza d'Oglio, su proprio vicino al fiume Oglio. Qui, come vedete, nella piazza c'è veramente tanta gente, la partenza è concerto e non solo, tanta gente, 3.400, sono veramente un grande numero. Ora scopriamo le bellezze di Vezza d'Oglio. Bellissime queste immagini di Vezza d'Oglio, l'immagine di Vezza d'Oglio è anche la bellezza delle sorelle Squizzato, Silvia e Laura. Voi venite sempre qua in vacanza, veramente un bellissimo territorio. Avevamo 3 anni la prima volta che siamo venute qui, quindi sono tanti anni, ma non vi diciamo quanti, che frequentiamo Vezza d'Oglio e siamo presenti sempre alla Caspolada. Poi questo è un anno gemellare, 2020, e non potevamo mancare. Caspolada 20ª edizione, quest'anno camminata, Laura. C'è poca neve, ma 3.400 iscritti è un successo, vuol dire che la gente piace questo evento e piace Vezza d'Oglio. Assolutamente sì, è la prima volta in 20 anni, perché quest'anno appunto la Caspolada compie 20 anni, che non c'è la neve, ma noi non ci siamo fatte fermare da nulla e vedo anche tutti gli iscritti, perché ormai la Caspolada di Vezza d'Oglio è un'occasione di divertimento dove incontrare amici, divertirsi, fare anche dello sport, e quindi va bene anche una camminata invece che la solita Caspolada. Sicuramente la luna c'è, fantastica, meravigliosa. Non in effetti, allora, manca la neve, ma una giornata meravigliosa, non è freddo, veramente condizioni ideali. E poi non manca la musica, la gente che ha voglia di divertirsi, la cioccolata calda e il vin brûlé. E ci siamo tutti noi, ci divertiremo sicuramente. In effetti, il vostro successo dalla Rai 2, non vi siete dimenticati delle vostre origini e questo vi fa onore. Assolutamente, mai dimenticarsi delle proprie origini. Noi siamo bresciane, partiamo dalle TV bresciane e partiamo dalle vacanze a Vezza d'Oglio, e quindi il territorio è importantissimo e siamo orgogliose di portarlo a Roma con noi. Com'è la vostra vita professionale alla grande, sempre su Rai 2? Inviate dei fatti vostri con Magalli su Rai 2, giriamo l'Italia, raccontiamo quello che succede e diciamo che il viaggio fa parte della nostra indole, quindi anche quando non lo facciamo per lavoro ci muoviamo perché ci piace appunto raggiungere i posti che amiamo come Vezza d'Oglio. E soprattutto mi fa onore essere qui. Assolutamente sì, non potremmo mancare, un'organizzazione perfetta fatta di volontari, di ristoratori, di albergatori che si uniscono, la Proloco, si uniscono tutti per organizzare al meglio un evento che sta diventando l'evento, la Caspolada notturna più importante d'Italia ormai. Perché se noi turisti amiamo Vezza d'Oglio è perché i vezzesi la amano per prime e la curano. Bellissime le gemelle Squizzato, testimonial di questa camminata di Vezza d'Oglio, 20ª edizione, un premio a chi scopre chi è Laura e chi è Silvia. Manca poco la partenza, ore 19, 3.400 iscritti partono qui dal centro di Vezza d'Oglio per la 20ª edizione della camminata di Vezza d'Oglio. Bodie Miller, a World Cup ski racer. This area of Trentino is very special from the family relationships, the food, the nature, the mountains. They all come together in a very special combination. Here in Trentino, I really enjoy the experience of the mountains. Area Campiglio Dolomiti di Brenta, 150 km di piste nel cuore delle Dolomiti di Brenta. Samice, fatti di sport. È arrivato l'inverno ed è arrivata la neve. È tempo di Skirama Dolomiti ad Amello Brenta. Le più belle località del Trentino ti aspettano per una stagione invernale indimenticabile, ricca di novità e tanto divertimento sulle piste da sci. Le località del consorzio Skirama Dolomiti ti aspettano. Bellissima ed emozionante la partenza di questa camminata a Caspolare di Vezza d'Oglio, 20ª edizione. Ora c'è la pubblicità, ma non toccate il telecomando, perché lo spettacolo di questo grande evento ritorna la seconda parte di Sport.tv. A tra poco, non toccate il telecomando. Un saluto agli amici!
Ciao! Carpolo, ciao a tutti! Ciao! In collaborazione con Schirama Dolomiti Adamello Brenta, Funivie Folgarida e Marilleva, Paganella Ski, Peio.